ragazze, allora prima giornata di neve, sono troppo felice e spero che riusciate a vedere dietro di me il panorama perché è tutto bianchissimo, tutti gli alberi nevati e stupendo. Io sono felice come una bambina di 2 anni e niente, ho pensato di fare quindi un outfit con la neve e farvi vedere appunto cosa ho deciso di indossare oggi. Allora, in testa ho questo coso che non so come si chiama, io lo chiamo berretto, qua in alto ho questo pompon e ci sono questi due lacci che vengono giù così. A me piacciono tanto questi berretti, appunto non so come si chiamano, comunque è nero, ha qualche cucitura bianca. E come sciarpa, per richiamare un po' il berretto tra virgolette, ho deciso di mettere questa che ho preso tempo fa da Pimkie ed è a strisce bianche, nere, semplicissima, lunga, sottile. Poi ho questo capotino corto che avete già visto, che ho preso da H&M, ve l'ho già fatto vedere in un outfit, e ha questa, diciamo, questo laccio che si stringe in vita. E sotto questi pantaloni neri, semplicissimi, stretti, elastici elasticizzati, ok, ce la posso fare. E sotto ancora ci sono questi stivali che a me piacciono tantissimo perché vedete che hanno la particolarità di avere la parte bassa fatta in gomma e poi su in alto viene tutto scamosciato a questo laccetto, questo cinturino qua in alto. Poi ovviamente ho messo dei guanti, questi semplicissimi finta pelle neri, giusto per tenermi un po', per proteggermi un po' dal freddo. E cos'altro? Ah sì, la borsa, ho messo questa borsa super super grande che mi piace tantissimo, me l'ha regalata mia mamma giusto 2 settimane fa ed è appunto nera, questi dettagli dorati e niente, mi piaceva molto per oggi. E quando passa la gente mi vergogno. Comunque niente, questo è un po' l'outfit, non vi ho fatto vedere cosa ho sotto, ho un maglioncino semplicissimo nero col collo alto e appunto niente, questo è l'outfit di oggi. Adesso andiamo a buttarci la neve addosso, a giocare un po' con la neve e niente, vi mando un bacione, ci vediamo prossima volta, ciao. Questa è la scatola che troverete all'interno, tutta rosa femminile, e i prodotti sono questi. Allora, ci sono 3 prodotti che io non ho provato perché sono